raccontare la commedia all'italiana e farlo anche con grandissimi attori. È quello che ha fatto Enrico Vanzina con il fratello Carlo, che non c'è più, figli di Steno, grandissimo regista, ed uno dei protagonisti più amati anche dal pubblico è stato sicuramente ed è Maurizio Mattioli. La serata di apertura al Castiglioni Film Festival è stata dedicata proprio a queste due grandi personalità del nostro cinema. Qui a Castiglion Fiorentino, per questo festival, quanto è importante parlare di cinema alla fine di due anni molto difficili? Due anni difficili per tutti, il cinema in particolar modo, insieme ad altre categorie, perché si è rotto qualcosa, si è rotto un rapporto di fiducia tra il pubblico che andava nelle sale, le sale e il cinema. Non sappiamo ancora oggi che le sale sono riaperte in maniera così un po' ridicola. Quale sarà il futuro del cinema? Saremo costretti a fare i film soltanto per le piattaforme? Soltanto per le televisioni? Sarebbe una tragedia. Io ho fatto il più grande successo di Netflix in Italia, che è Sotto il sole di Riccione, l'altro anno, ma lo dico anche questo con molta malinconia, non è la stessa cosa che il cinema al cinema. Io posso dire che sono stato nella mia fatica, io ho faticato molto. Molto fortunato, perché poi ho incontrato, ho optato poi Gainei, Giovannini, Gigi Magni, ho fatto il Sistino, ho fatto prima il Bagaglino. Devo dire che mi è arrivato un po' tutto all'improvviso e ho dovuto in qualche maniera parare quella, perché non avendo avuto scuole non sono mai stato in fila a aspettare questo qui, ma sono buttato e dovevo lavorare, tra l'altro avevo già una figlia. Non c'avevo una lira, tesoro, dovevo lavorare, ma questo qui volevo fare, questo lavoro volevo fare. Un altro gigante della commedia è in programma sabato 17 luglio, quando arriverà Neri Parenti.